Ehi, ciao, io sono Mopsar, però se vuoi puoi anche chiamarmi Mauro. Come hai visto dal titolo, oggi voglio fare questo video perché, per quanto riguarda il mio canale, diciamo che tema Carlini è un po', diciamo, la cosa più frequente, visto che ho un Carlino, la maggior parte dei video sono riguardo il mio cane, che sarebbe lui, che è qua. Eccola qui, che è un Carlino ovviamente. Se siete nuovi vi invito ad iscrivervi e di andare a vedere gli altri video, semmai vi metto qui o qui la card, il banner, quello che esce fuori. Se voi siete indecisi se prendere un Carlino o no, se ne volete uno da tanto, non sapete, non so come si comporta, quali sono i pro e i contro, diciamo che questo qui è il video giusto, perché cosa andrò a fare? Proprio come da titolo vi andrò ad elencare tutti i pro e i contro. Vabbè, io vi andrò a dire le cose che ho notato, non sono un esperto, non sono veterinario, robe del genere, sono solo pareri personali. Se volete dire qualcosa di vostro, scrivete sotto nei commenti tranquillamente, se ne parla senza alzare polveroni inutili. Quindi spero che questo video vi piaccia, anche se non ho ancora detto niente, e lasciate un like se vi è piaciuto. Vi scrivo qui in questa parte qua, vi metto i miei Instagram se volete venire a trovarmi e trovare anche Momo, perché ogni tanto sbuca anche lui lì. Allora, io diciamo che per iniziare inizierei i contro, tra virgolette contro, se li volete catalogare come contro. Allora, la prima cosa che ho scritto, che leggo, sono il costo e dove principalmente andate a prendere un Carlino. Iniziamo prima da dove andarlo a prendere. Allora, questi cani dovete per forza assolutamente prenderli o in allevamenti che sono certificati italiani, o da privati che conoscete, di cui sapete le origini di quel Carlino, perché moltissimi anche allevamenti vendono Carlini che non sono italiani, te li mandano da altre parti del mondo. E l'avevo presa a poco più di 500 euro, però era un cane che veniva dall'estero e quindi si è ammalata e ha avuto un cancro e poi è morta all'età di 3 anni. Però lasciamo da parte questa cosa, quindi capite che i cani da fuori non si devono prendere. Ritornando al costo, un Carlino come si deve è dai 1000 euro in su, quindi è una bella spesa. Momo lo abbiamo preso che costava 1200-1300, non ricordo, e lui ha il pedigree, cioè tutto certificato e queste cose qua. La seconda cosa di cui vi volevo parlare sono le cure di questo cane, perché è un cane veramente molto delicato. Voi praticamente la prima cosa che andate a fare è andare a salvarvi il numero di telefono del veterinario tra i preferiti, perché ogni 2 per 3 ce n'ha una questo cane, e è già al secondo, dico vabbè, sarà stata la prima che è sfigata. No, anche lui, che è, cioè, diciamo di razza buona, no, non è stata la solita cosa. Hanno problemi di pelle, pelo, a volte si ammalano proprio con la pelle, ci sono delle cure da fare. Poi il loro problema principale sono gli occhi, il loro muso schiacciato che gli fanno fatica a respirare. Se siete delle persone molto sportive che uscite a correre, volete portarvi il cane dietro mentre vi corre, dietro la bicicletta, ecco, questo non è il cane assolutamente che fa per voi, perché il Carlino è un cane prettamente sedentario, non è molto attivo come cane. Se volete un cane attivo, andatevi a scegliere un'altra razza, perché questa non è il suo caso. E bisogna stare anche attenti d'estate, perché d'estate, quando fa molto caldo, il Carlino non dovrebbe uscire, perché non respirando bene con il naso, con l'estate proprio ci rimane secco, ve lo dico. Ritornando anche al fatto delle cure, che mi ero dimenticato, è avendo le rughe e gli occhi molto sporgenti, bisogna praticamente pulirli sempre, cioè non proprio tutti i giorni, cioè tutti i giorni sarebbe ok, però molto frequentemente con delle salviette o con dei prodotti appositi dovete andare a pulire bene in mezzo alle rughette, che non si formi lo sporco, perché sennò poi questo crea cattivo odore e potrebbero anche uscire le infezioni. Parlando di cattivo odore, ecco, non è un cane che profuma molto, diciamo che a volte gli esce un po' d'aria, molte volte, non a volte, molto spesso,
e va lavato abbastanza frequentemente, perché avendo avuto due Carlini ho notato anche questa cosa, che tendono a puzzare dopo un po', proprio sanno di, non lo so, sudore canino, non so come dirlo. Quindi anche questa cosa è da tenere in considerazione, che va lavato anche abbastanza spesso, compresa la pulizia del viso che ho detto prima, e anche orecchie, non dimentichiamo le orecchie. Un'altra cosa è il pelo. Se voi volete un cane che non perde pelo, il Carlino è sconsigliatissimo, perché il Carlino, appena voi lo sfiorate, perde una marea di peli. E vi sconsiglio di vestirvi di nero, anche se io lo faccio e ho tipo tutti i peli addosso, e quindi sono sempre munito di quegli affari che, con il rullo, che ve lo passate. L'unica cosa è vestirsi di bianco, sennò avrete peli ovunque, e ci saranno anche peli ovunque in giro per la vostra casa. Se avete il pavimento bianco si noterà di meno, ma io, avendo il parquet, vedo sempre, ogni giorno sono a passare lo Swiffer, perché c'è peli, peli ovunque. Poi passiamo al cibo, le ultime due cose dei contro, ne ho detto un bel po', Le ultime cose del contro, il mangiare, il cibo. Sono dei cani veramente voraci, dovete stare molto attenti a dargli da mangiare, perché ingrassano molto velocemente. Si vedono in giro dei Carlini veramente tanto grassi, perché secondo me la gente non dà particolarmente attenzione al mangiare, e lui, Momo, è abbastanza in forma, come potete vedere, cioè è abbastanza magro, cioè non è grasso. Si vedono dei Carlini che sono totalmente rotondi, e lui, anche il veterinario, ha detto che è in forma. Ciao, bacini. E quindi davvero state attenti, non dategli mangiare al di fuori dell'oro, delle crocchette o dell'umido, quello che volete. Ci sono delle crocchette apposta molto buone, e niente, quindi state attenti se volete prendere un Carlino. E ultima cosa, che non sapevo se mettere tra i contro e i pro, quindi l'ho lasciato per ultimo, è attenzioni. Cioè, il Carlino ha veramente bisogno di tantissima attenzione, cioè sarà lui sempre attaccato a voi, vi cercherà sempre, ha voglia costantemente di essere toccato, vuole sentire la vostra presenza, vuole il contatto fisico continuamente, perché è un cane molto, non so come dire, cioè lui vuole, vi vuole talmente bene che purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, lo avete sempre addosso, come adesso che io ce l'ho qui, che vuole venire su in braccio, e quindi adesso lo terrò un pochino in braccio. Quindi questa qua, se voi non volete un cane che vi sta sempre addosso, cose così, ecco, quindi, cioè questo qui è un cane da letto, un cane da divano, cioè non potete tenerlo giù dal divano, perché sarà praticamente impossibile, oltre al fatto che è davvero una razza testona, testarda, è veramente complicata, perché se una cosa ce l'ha in testa, quella è. Ora passiamo ai pro. Come ho detto prima, il Carlino veramente dà un sacco di affetto. Penso che sia una delle razze che diano più affetto in assoluto tra tutti i cani. È già al secondo, pensavo che fosse una cosa del mio primo Carlino, e invece no, ho scoperto che è proprio una cosa così, sono proprio loro, solo per questo secondo me batte già tutti i contro che ho detto prima. E poi, parlando del loro carattere, ogni Carlino ha il proprio carattere. Per esempio lui è veramente molto tontolone, cioè, perché poi, a parte che è una cosa dei maschi, dei cani maschi in generale, essere un pochino più tonti delle femmine, quindi anche questa cosa qua non l'ho detta. Se voi volete un cane di qualsiasi tipo, anche Carlino, però vale per tutto, smetti di leccarmi, grazie. E se voi volete un cane, vi consiglio di iniziare con una femmina. Se è proprio il vostro primo cane, vi consiglio con una femmina, perché sono molto più avanti, sono molto più facili da gestire. E come carattere, stavo dicendo, lui è molto più tonto, è un pochino più pauroso, cioè ognuno ha il carattere diverso, come gli esseri umani praticamente. E però lui è anche molto più affettuoso rispetto al Carlino che avevo prima. Non so se potete vedere, mi sta lavando. La smetti, per favore? No, basta. Se voi volete poi un Carlino
un cane che vada d'accordo con i bambini, il Carlino è praticamente secondo me al primo posto, perché adora i bambini piccoli e non morderà mai, perché io non ho mai visto in questi 3 anni che ho avuto il mio cane precedente Carlino e lui, non ho mai ricevuto un solo morso, mai sentito un ringhio. E non so, secondo me questo non è un cane ma è un bambino peloso, non lo so. Quindi se voi avete dei bambini piccoli e volete un cane che non morda, che sia sempre bravo, ve lo consiglio molto. Altra cosa molto importante da dire nei pro è che è un cane molto buffo, vi fa molto ridere, a parte la sua faccia che è già buffa di suo, però veramente ci sono dei momenti in cui è veramente molto buffo. Anche nel modo di fare che ha, nel correre, le sue espressioni quando tu lo chiami, lui fa così con la testa, è veramente una cosa, cioè, bellissima. E per ultima cosa io direi che nei pro mi è venuto in mente di aggiungere questa parola che ho scritto, che è unico, perché secondo me il Carlino è una razza unica, con un carattere unico, un modo di fare unico, di un'altra volta unico. E secondo me è il cane migliore del mondo, cioè, perché secondo me non è un cane come gli altri. Io ho avuto anche altre razze di cani e mai è stato così come avere un Carlino. Si dice che una volta che tu hai avuto un Carlino, dopo tu non ne potrai più fare a meno e prenderai solo Carlini. E ho conosciuto persone che prima non piaceva questa razza, hanno avuto un Carlino e se ne sono follemente innamorati, e da lì cioè è una droga, non puoi più farne a meno. Quindi è così, cioè il Carlino è così. Se voi decidete di prendere un Carlino, sappiate che vi stravolgerà completamente la vita, perché non è un cane, è qualcosa di più secondo me. Poi adesso che stavo pensando, se volete anche vedere qualcosa di buffo del comportamento del Carlino, cose così, io vi consiglio questi 2 libricini che ve li metto in descrizione se li volete prendere. Sono di Gemma Corral, che lei è una drogata di Carlini. Praticamente parla di, oltre essendo molto bello, parla proprio del comportamento del Carlino, spiegato veramente sinteticamente. E ve lo faccio un attimo vedere così veloce, per non spoilerare troppo. E ci sono veramente dei comportamenti del Carlino proprio veri, che io questa cosa qua l'avevo presa prima di avere il mio primo Carlino, e è tutto vero ragazzi, è tutto vero. Quindi se volete avvicinarvi a un Carlino, io vi consiglio di prendere questi 2 libri qua, che sono veramente fatti bene, spiegano veramente com'è un Carlino. Visto che ho anche un gatto, se vi interessa, se non avete né cane né gatto, però siete indecisi, vi metto sempre qua o qua un sondaggio in cui vi chiedo se per un video futuro vi interesserebbe meglio cane o gatto. Quindi anche per quel video vi faccio i pro e i contro. E niente, per questo video è tutto. Spero che vi sia stato d'aiuto. Questi sono i peli che ho addosso. Non so se si vedono, però questo è quanto. Mi sono messo sulla sedia, sì. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!